questo nuovo pronto soccorso, la sanità torinese e italiana possiede a rinnovarsi. Certamente, è anche l'indice di una certa dinamicità di questa azienda che continua, insomma, a rinnovare non solo pronto soccorso ma anche tanti reparti, e nel caso specifico un pronto soccorso adeguato alle normative e agli standard internazionali, con due percorsi nettamente divisi, infetto e non infetto, con delle sale anche aggiuntive, delle sale nuove, un triage iniziale e una parte, diciamo, vecchia che presto sarà recuperata per fare ulteriori 8 di osservazione breve intensiva, insomma importanti soprattutto anche per dare un miglior servizio ai cittadini, ma anche per dare più dignità al lavoro degli dentisti e degli infermieri che qui lavorano. E permettetemi di sottolineare come, oltre a complimentarmi con il dottor Fitch, con l'ingegner Lombardi, con tutti quelli che hanno collaborato e contribuito alla realizzazione di questa importante opera, che prevede anche una nuova camera calda, noi abbiamo presentato una proposta di legge per aumentare fino a 100 euro la paga oraria, il gettone orario dei nostri dipendenti del pronto soccorso, dei dentisti del 118, in modo da, visto che siamo davvero in crisi, visto che questo è uno dei lavori più stressanti, più duranti che ci siano, per dar loro un corrispettivo economico più importante, incentivarli e fare meno ricorso a quelle cooperative esterne che oggi vediamo nel nostro pronto soccorso.